Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Oggi è la festa di tutti i santi, una festa bella dove la liturgia ci fa spalancare lo sguardo su ciò che c'è in cielo. Ma il cielo, il paradiso, il regno del Padre è qualcosa nel quale siamo immersi dal giorno del nostro battesimo. È da quel momento lì che noi possiamo vivere questa beatitudine di cui ci parla il Vangelo. Spesso questa festa si carica di tanta tristezza, di tanta nostalgia, perché è associata al ricordo dei cari defunti, di chi è andato avanti in questa vita. Ma la fede ci invita a non fermarci solamente a una lapide, cioè al punto finale della nostra vita terrena, alla morte, ma ad andare oltre la morte, sapendo che noi siamo chiamati a vivere ogni giorno a partire dalla tomba aperta del mattino di Pasqua, da quella tomba aperta dove Gesù, risorgendo, apre la possibilità per tutti di squarciare, per così dire, il velo della morte ed entrare in questa pienezza che è il regno del Padre. Vivere ogni giorno la beatitudine, l'essere beati. Certo, questa beatitudine non ha a che fare con la fortuna terrena, non ha a che fare con l'essere ricchi o fare in modo che tutto proceda bene nel vivere quotidiano. No, no, la beatitudine che ci propone il Vangelo, che è la beatitudine di Gesù, la beatitudine dell'uomo che vive secondo Dio. Ci viene in mente il Salmo numero 1, Beato l'uomo che teme il Signore, che pone la sua vita vicino a Lui, che affonda le radici del proprio vivere proprio nel Signore, in Lui. Beato è chi si fida totalmente, costantemente di quel Dio che è fedele, di quel Dio che ci ha generato, di quel Dio che mai ci abbandona, ma che sempre ci segue con tanta premura. E allora la festa di tutti i santi ci fa ricordare tanti fratelli maggiori, certo, che ci hanno preceduto, i nostri cari, ma anche chi ci sta davanti come amico e modello di vita, come lo chiama la liturgia di oggi. Invocare i santi, chiamarli. Scherzando potremmo dire che loro non hanno niente da fare se non intercedere per noi. E allora vale proprio la pena invocarli e chiamarli ogni giorno, perché prima di tutto possiamo sperimentare una comunione con loro, ma poi perché loro sono veramente potenti, possono intercedere per il nostro cammino, fanno il tifo per noi. Loro vivono ogni giorno con il solo desiderio che noi possiamo camminare verso questa patria del cielo. E allora viviamo con tanta gioia questa giornata, avendo il coraggio di guardare oltre, oltre ciò che vediamo, oltre ciò che viviamo, oltre ciò che tocchiamo, per scoprire che in questo regno dei cieli noi ci siamo già dentro, siamo già immersi in questa pienezza.
E se viviamo ogni giorno con questo sguardo diverso, allora sì, la nostra vita sarà già ora, già qui, paradiso pieno.